Sono ormai 20 anni che presso l'Università di Parma, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, si tiene il corso di simulazione d'impresa. In un laboratorio vengono organizzate tutte le funzioni aziendali e gli studenti che partecipano al corso gestiscono un'azienda virtuale come se fosse reale, che significa che devono semplicemente utilizzare le procedure, i software e seguire le scadenze, così come avviene per un'azienda nella realtà. Qual è lo scopo della simulazione d'impresa? È quello di applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi da parte degli allievi in un contesto che riproduce, come abbiamo detto, l'azienda. E conoscere l'azienda facendola è un po' il nostro motto. Questo è molto importante perché la conoscenza non è data solamente da quella teorica presa negli indispensabili corsi di studio seguendo quelle che sono le lezioni frontali tradizionali, ma la conoscenza deve essere applicata in un ambiente sperimentale. Questo serve agli allievi innanzitutto per misurare le proprie competenze raggiunte e allo stesso tempo anche per generare nuova conoscenza, quella che si crea attraverso i feedback che si ricevono nel momento in cui la teoria viene messa in pratica o, come diciamo noi, il sapere entra in azione. Ecco, questo credo che sia l'aspetto più importante del corso da noi tenuto, come dicevo, da ormai 20 anni, che ha visto in tutto questo tempo centinaia e centinaia di studenti susseguirsi. Al fondo c'è l'idea di conoscere l'azienda nella sua unitarietà e quindi di superare anche la frammentazione delle discipline economico-aziendali, ricomporle in un ambiente interdisciplinare che ricrea appunto il modo di operare dell'azienda. Un ringraziamento a CNA per questa opportunità che ci ha dato anche quest'anno, dopo diversi anni di collaborazione molto interessante per questo progetto che si sta sviluppando negli anni, che è molto utile credo per gli studenti, soprattutto perché in questo modo riescono ad anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro, mettendosi alla prova con un progetto specifico, mettendo in pratica quello che hanno studiato nel corso degli anni